Amen, amen. È vero, il nemico ha usato e sta usando le sue strategie per cercare di distogliere i figlioli di Dio dall'essere quegli strumenti adatti per portare avanti l'opera sua. Ed è vero, oggi più che mai si sente il bisogno di una totale e radicale consacrazione. La Chiesa di oggi ha bisogno di ricercare il volto del Signore. Abbiamo bisogno di lavorare su questo, soprattutto noi pastori, i servi. In America è stato detto proprio, è stata fatta una statistica all'incirca i pastori americani, pressa poco, pregano intorno ai 5 minuti al giorno. Ora è vero che la preghiera non si calcola dalla durata, che ci possono essere preghiere di qualche secondo e possono essere efficaci, però le preghiere corte nascono da persone, da uomini, da donne che vivono già nella pienezza della preghiera, in una consacrazione reale nella comunione con lo Spirito Santo. È inutile, credo che ci stiamo illudendo. Forse abbiamo dato anche una sbagliata concezione della consacrazione. Senza tanto tempo, se non si spende tanto tempo in preghiera, nella ricerca del volto di Dio, nella lettura della parola del Signore, non ci può essere una vera consacrazione. Un servitore di Dio diceva: dobbiamo dare la decima parte del nostro tempo. La decima parte del nostro tempo all'incirca è di 2 ore e 40. Se facciamo proprio la decima, decimiamo il nostro tempo, la decima parte di 24 ore sarebbero 2 ore e 40. E 2 ore e 40, 2 ore e mezzo, 2 ore al giorno, 1 ora e mezza al giorno dedicata proprio in sintonia, in comunione con lo Spirito Santo, quanto beneficio apporterebbe ai santi. Ho detto che si spreca tanto tempo con i cellulari, ed è vero, è vero. E oggi è un grossissimo problema. È diventata una dipendenza con i tablet, i cellulari. Ma andiamo al nostro testo. Questa sera vorrei parlare della vittoria di un re. Un re che la scrittura definisce saggio. Un re che ha cercato il volto del Signore. È un nipote di Davide. La discendenza del re Davide, Giosafat. Il nome di Giosafat significa Dio ha reso giustizia. E oggi noi stiamo pregando, stiamo meditando affinché Dio renda giustizia verso i nostri nemici. E tutto ciò che ci vuole ostacolare nella maturazione piena dell'essere araldi, figli, discepoli di Gesù Cristo. Il Signore. Allora vogliamo leggere in Secondo Cronache capitolo 20, i primi 20-25 versi, e credo che è giusto che parli anche la parola. Ci troviamo in un momento storico particolare. Ecco, leggiamo. Dopo questi fatti, i figli di Moab, i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Hazazon Tamar, cioè Enghedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì, cioè proclamò un digiuno per tutta Giuda. Giuda si radunò per implorare l'aiuto del Signore. E da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Vedete, ricorre spesso la parola cercare. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti
di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò, e quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa, a te grideremo nella nostra tribolazione e angoscia, e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del Monte Seir, nelle terre non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse. Eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci ha dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, e gli occhi nostri sono su di te. Tutta Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, il Levita, tra i figli di Asa. Yaziel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro, e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. La chiave è l'adorazione, alleluia. I Leviti, tra i figli di Cheatiti e tra i figli dei Corachiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in marcia, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Fin qui la lettura. Se poi vi invito a leggere anche i versi seguenti, al verso 25, lo voglio leggere anzi. Allora, no, partiamo dal verso 23, l'epilogo di questa storia gloriosa, il frutto della preghiera e dell'adorazione di Israele. Guardiamo il verso 23. I figli di Ammon, i figli di Moab, assalirono gli abitanti del Monte Seir, cioè i tre alleati, erano tutti e tre alleati contro Israele. Ma guardate cosa ha fatto il Signore. Li mise l'uno contro l'altro. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del Monte Seir per votare allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Israele non combatté. Vi ricordate che disse, cosa disse il Signore attraverso un profeta? Al verso 17, questa battaglia non sarete voi a combatterla, ma sarà il Signore. Giosafat significa: l'Eterno ha reso giustizia. Noi stiamo gridando al Signore. L'altro giorno vedevo un programma, stanno pubblicizzando Sanremo. Onestamente ci sono dei gruppi musicali che è veramente di una impietà inaudita. Non c'è più ritegno, e
sapete cosa hanno avuto l'ardire di dire questi gruppi musicali composti da giovanissimi, da giovani? L'Italia cambierà attraverso la nostra musica, musica piena di iniquità, di trasgressione sessuale. Uomini con uomini che proclamavano, si intravedeva una mescolanza, una perversione. E questi testi saranno presentati a Sanremo. Come voi ben sapete, Sanremo è un palcoscenico, è un palcoscenico di cultura dove si possono presentare dei temi. È un veicolo di manipolazione anche. Sta girando sulla rete una organizzazione cristiana, sta invogliando le persone a firmare una petizione affinché queste canzoni non possano essere, ecco, possono prendere, possono andare in onda durante il Festival di Sanremo. Io credo che come popolo di Dio noi dobbiamo pregare. Ecco, questi sono i nostri moabiti, i nostri ammoniti di oggi. E fanno paura alla Chiesa, ma la Chiesa non prende coscienza. E io credo che questi versi che abbiamo letto si riferiscono in primo luogo a noi guide. Giosafat era il re di Israele. Quando noi vediamo che l'iniquità sta avanzando, quando l'impietà sta avanzando, noi guide, noi pastori, dobbiamo essere di esempio. Giosafat, cosa fece Giosafat? Organizzò la vita del popolo guidandolo alla ricerca di Dio. Questo è un primo aspetto. Giosafat organizzò la vita del popolo guidandolo alla ricerca del Signore. Al capitolo 19, infatti, dice che stabilì dei giudici, stabilì dei leviti, stabilì dei cantori per l'adorazione. L'adorazione è una componente essenziale nelle chiese e spesso nella corale. Spessissimo nella corale nascono problemi che dividono le chiese, che hanno diviso le chiese. Nascono nella corale. Il nemico attacca le corali. E allora dobbiamo pregare affinché nelle corali ci sono uomini e donne sante, consacrate, donne e uomini che abbiano il carattere di Cristo, non che amino mettersi in mostra. Allora il primo esempio ce lo dà Giosafat a noi servi. Ha organizzato la chiesa per la ricerca del Signore. Ancora prima che, ecco, Giosafat non ebbe bisogno della minaccia. Giosafat amava il Signore a prescindere della minaccia dei Moabiti e degli Ammoniti. Ma poi vediamo però che questa situazione, ecco, si evolse in una maniera, ecco, pericolosa per il popolo di Dio. Vediamo che questi eserciti, questa lega di tre popoli marciarono contro Israele. Allora vi fu paura. La prima reazione, l'unica reazione, fu la paura, lo sconcerto, lo sgomento, l'angoscia, chiamatela come volete. Sono cose che sono attuali anche oggi. Quanta paura si ha? Quanta paura? E più si ha paura e più veniamo attanagliati. Ma spesso questi testi ci insegnano che le grandi crisi, le paure possono invece apportare grandi benedizioni. E questa è un'opportunità. Oggi in questo tempo Dio, lo Spirito Santo, sta portando la sua Chiesa a un tempo proprio di arresa totale. Forse di totale fallimento. Nei propri mezzi, nelle proprie capacità, abbiamo più confidato nei mezzi nostri, nel come programmare le evangelizzazioni, nel come programmare i culti, nel come organizzare a quest'ora del culto si fa questo, tutto standardizzato. Questo ci ha fatto vedere negli anni che abbiamo trascurato la cosa più importante, il Signore, lo Spirito Santo, Dio Spirito Santo, che agisce nella nostra economia, nella nostra storia. Allora abbiamo bisogno oggi di ricercare, di conoscere nuovamente lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. E Giosafat si mise alla ricerca
del Signore, ma prima a lui diede l'esempio. Quindi la paura portò ad un'azione, la ricerca di Dio. Vedete tutto, anche quello che ha detto il pastore prima, che si è soffermato molto sulla comunione di Dio. È il fondamento senza il quale non possiamo costruire l'edificio della nostra struttura spirituale, della nostra vita spirituale. Quanto tempo diamo al Signore? Giosafat bandì un digiuno. La preghiera associata al digiuno è un'arma potentissima oggi per distruggere le opere del male. Noi possiamo pregare anche affinché questa manifestazione a Sanremo, tutte queste canzoni, da oggi a non so quanti giorni mancano, possiamo bloccare attraverso le petizioni scritte, le firme scritte, ma soprattutto attraverso la preghiera, il digiuno, possiamo bloccare. La Chiesa di Gesù Cristo è chiamata a manifestare il trionfo, l'autorità di Cristo. È la Chiesa. Come manifesta lo Spirito Santo del Signore il trionfo di Cristo? Come volete che lo possa manifestare se non attraverso di noi? Noi siamo il corpo di Cristo e attraverso il corpo di Cristo lo Spirito Santo manifesta l'autorità del Cristo, la sua vittoria, la sua gloria. Allora Giosafat si dispone, questo è un altro punto, non solo dispone il popolo alla ricerca del Signore, ma in primo luogo si dispone lui nella ricerca del Signore e dà l'esempio al popolo. Al verso 6 e 7 fa una preghiera straordinaria. Anzi, dal verso 5, Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? È lo stesso Dio di Giosafat, è l'Iddio della Chiesa di oggi, per questa generazione. L'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe, è l'Iddio che noi adoriamo. Attraverso l'opera gloriosa del Figlio suo, il Figlio del Padre. Chi è il Figlio del Padre? È Gesù Cristo, nostro Signore, Salvatore e Redentore. L'unico nome per cui gli uomini possono essere salvati. Se non si riconosce Gesù Cristo come Signore e Salvatore, vi è la perdizione eterna e vi è l'inferno. Caro amico, cara amica, che ascolti il messaggio dell'Evangelo, un messaggio di vita, di speranza, di gioia. Gesù viene nella nostra vita, viene nella tua vita per darti speranza. Egli è la resurrezione della vita. Allora Giosafat si dispone. Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo popolo. E poi al verso 18, salto alcuni versi, al verso 18 del capitolo 20, voglio enfatizzare questi passi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda, e anche i bambini, dicono gli altri versi, e tutto Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. L'intercessione, il digiuno, l'ubbidienza, l'adorazione al nostro Dio sono le chiavi per distruggere le opere del male oggi. Se vogliamo risorgere e non vogliamo più lamentarci, noi abbiamo l'autorità per risorgere. La Chiesa ha l'autorità per risorgere. I servi, i pastori hanno le chiavi per far risorgere la Chiesa di Gesù Cristo. Noi abbiamo queste chiavi e dobbiamo darle alla Chiesa. Dobbiamo condividerle con gli altri. Le chiavi sono la preghiera, la comunione, la ricerca dello Spirito Santo, il digiuno, l'adorazione e l'ubbidienza al Signore. Sono questi aspetti traspaiono da questo capitolo meraviglioso e sono una chiave per la Chiesa del Signore. Il popolo, attraverso Giosafat, riconosce la forza, la grandezza e la potenza del Signore. Ancor prima che noi vediamo le grandi vittorie che Dio ci vuole accordare, che Dio vuole accordare nella tua vita, caro fratello, cara sorella, caro pastore,
Dio ti vuole accordare grandi vittorie, grandi liberazioni, grandi conquiste, ma ancora prima che queste conquiste, che queste liberazioni possono essere manifeste e manifestate nel regno della realtà visibile, c'è bisogno che tu ti possa appropriare per fede di queste conquiste, dichiarando e riconoscendo la forza, la grandezza e la potenza del nostro Dio meraviglioso. È importante. Quindi ci dobbiamo riconoscere questo. Un altro aspetto è ricordare le grandi liberazioni che Dio ha compiuto per la tua vita. Quante cose Dio ha compiuto per te? E spesso ce ne dimentichiamo. Ora, io non voglio essere un nostalgico, un malinconico. In Brasile viene chiamato la saudade, no? Non so, la saudade è un termine brasiliano, portoghese, che significa nostalgia. I nostalgici. Però, ecco, dobbiamo vedere, dobbiamo guardare, voltarci indietro alcune volte. Perché anche in biblico lo facevano i santi del Vecchio Testamento. Guardarci indietro e vedere le grandi liberazioni che Dio ha compiuto nel passato, la sua fedeltà. Grande, c'è un cantico che dice: grande la sua fedeltà, grande è la sua fedeltà, grande la sua fedeltà. Infine, Giosafat ti ricorda le promesse di Dio e anche ricorda che si deve pregare con fede nel santuario costruito per il suo nome. Ora, è vero, noi non siamo vincolati nello spazio-tempo in un luogo. Noi possiamo elevare mani sante, mani pure, possiamo pregare in ogni luogo. Il tempio che lo Spirito Santo sta costruendo è il nostro uomo interiore, la nostra natura che ogni giorno si rinnova di gloria in gloria mediante l'azione gloriosa dello Spirito Santo, che vuole manifestare sempre di più il carattere di Cristo nella nostra vita, la santità di Cristo. È importante che la nostra santità sia anche una componente essenziale dell'adorazione, dell'ubbidienza, della preghiera, del digiuno, della consacrazione. Allora, un altro aspetto, vediamo il grido di angoscia al verso 12, e di totale arresa di Giosafat. Lo vogliamo leggere il verso 12. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. E allora questa sera possiamo ben dire come Giosafat: i nostri occhi sono su Dio. È vero, ci sono tanti problemi oggi, i problemi di legami, di vizi, di dipendenze. Un tempo c'erano le dipendenze della droga, oggi vi sono le dipendenze anche le dipendenze cosiddette tecnologiche. Anche se noi stiamo usando questi mezzi per l'avanzamento del regno di Dio, perché la tecnologia, se è saputo usare, è uno strumento benedetto per l'avanzamento e l'edificazione del corpo di Cristo, ed è anche uno strumento di salvezza. E dobbiamo pregare che lo Spirito Santo, attraverso la Chiesa, si possa riappropriarsi dei mass media. Noi dobbiamo pregare anche questo, attraverso la televisione, attraverso i social. Dobbiamo e possiamo predicare la notizia, la buona speranza che vi è in Cristo Gesù, il Signore. Dio ha reso giustizia al popolo di Israele, distrusse questi nemici, e il popolo di Israele non combatté. Il Signore disse: siate fedeli al Signore, credete a Lui e starete al sicuro, credete ai Suoi profeti e trionferete. Dobbiamo credere nelle promesse del Signore. Cari amici, cari fratelli,
dobbiamo credere all'esistenza di questo glorioso Dio, anche quando attraversiamo il deserto. Ecco, Giuda, Giosafat attraversò il territorio, ebbe paura. La paura ci sta, la paura è un elemento fondamentale. Non si può essere coraggiosi se non ci si rende conto della paura. Solamente i malati di mente non realizzano la paura. Ma noi dobbiamo capire, siamo circondati, stiamo vivendo un momento storico particolare, un momento di transizione morale, sociale. Qualcosa sta avvenendo, qualcosa di un capovolgimento che non è avvenuto nei millenni scorsi. Si sta cercando di indottrinare le menti delle persone verso l'adorazione di nuove divinità, verso un nuovo modo di sostentamento. Quindi chi potrà fermare questo? Dici, noi possiamo dire lo Spirito Santo, Dio ferma questo, ma è molto vago. Scadiamo nel semplicistico, nel fatalismo. Dio, il piano, il progetto di Dio, il progetto del nostro Dio è la Chiesa, e la Chiesa è composta da uomini. Quando la Chiesa si muove nell'unzione, nella potenza dello Spirito Santo, come fece l'esercito, come fece Giosafat, allora la Chiesa trionfa. Quando noi dedichiamo, quando noi cerchiamo il volto del Signore, la Chiesa trionfa e lo Spirito Santo di Dio diventa la nostra avanguardia e la nostra retroguardia. Ma quando noi dormiamo, quando la nostra lampada è senza olio perché non cerchiamo la faccia del Signore, noi blocchiamo l'opera dello Spirito Santo e siamo responsabili. Quando noi fai conto di quanto tempo dedichi ai social o altre cose, e fai conto di quanto tempo dedichi alla ricerca della volontà del Signore, alla lettura della parola, alla preghiera. La tiepidezza si misura in questo. Dio non è tempo, Dio sta scuotendo la sua Chiesa dalla tiepidezza. La tiepidezza è un'illusione, è una mezza verità, e le mezze verità sono più deleterie delle menzogne, perché illudono, ci fanno illudere e ci portano a delle conclusioni sbagliate. Le mezze verità, la tiepidezza. Perché? Allora, perché Gesù disse: è meglio che uno sia freddo? Perché chi è freddo si può rendere conto di essere freddo, di essere totalmente, ma i tiepidi si illudono. E Dio ci liberi dal cadere in questa macchinazione diabolica di essere tiepidi. Il Signore dice che ci vomiterà dalla sua bocca. Allora è tempo oggi, è tempo che la Chiesa sorga, è tempo che noi servi diamo l'esempio di guidare le nostre chiese alla preghiera, al digiuno. Quanta difficoltà c'è oggi di far riunire le varie chiese, anche appartenenti a varie denominazioni, solamente per farle stare in preghiera, un giorno di preghiera, di digiuno, per i bisogni della nazione, per i bisogni dell'Italia, per i bisogni del nostro popolo che geme, per i bisogni delle famiglie che gemono. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Allora, sapete perché trascuriamo la preghiera? Sapete perché trascuriamo il digiuno e la preghiera collettiva, anche quella personale? Perché non ci crediamo. A parole diciamo, forse anche ci predichiamo. Ma quando si tratta di fare delle veglie di preghiere su una chiesa di 200 membri, se ne presentano forse 20, forse meno del 10%, 20, 15. Ci sono sempre scuse. È vero, ci sono scuse vere. Anche i veri santi consacrati non sempre possono partecipare, per carità, alle veglie, alle preghiere. Ma quante scuse per non partecipare alla preghiera? Perché si è tiepidi. Però Dio ti vuole far uscire. Dio non ti condanna, ti dice: stendi la mano. Vieni, io questa mattina, questa sera ti voglio guarire, ti voglio liberare, ti voglio sanare come abbiamo pregato. Stendi la mano, grida al Signore come fece Giosafat al verso 12. Noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te.
C'è un salmo che dice, il salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Noi dobbiamo realizzare il nostro totale fallimento, la nostra totale incapacità nel portare avanti l'opera di Dio. E quando realizzeremo questo, vedremo un potente movimento dello Spirito Santo di Dio nella Chiesa, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre chiese che curiamo, nell'evangelizzazione. E per fare questo, già da ora dobbiamo incominciare a pianificare, ad organizzare mensilmente, settimanalmente, delle preghiere, dei digiuni, con strategia. Noi siamo un esercito, siamo un'armata. La Chiesa di Gesù Cristo è un esercito, è un'armata. Siamo un'armata. Abbiamo delle armi che abbiamo messo abbiamo scaricato. Abbiamo delle armi che non hanno più la loro efficacia perché sono state scaricate. Allora che il Signore possa vedere, possa farci realizzare che l'Iddio di Giosafat è il nostro Dio. Caro amico, vogliamo pregare. Vogliamo far sì che queste parole, prima io predico prima anche per me, possano entrare più in profondità nella mia vita. Voglio che il Signore mi dia sempre più fame e sete della sua parola, di stare davanti al trono della grazia, di cercarlo giorno e notte per vedere la sua volontà per questa generazione, perché Dio ci chiamerà in giudizio non per come hanno operato i nostri padri, ma per quelli di questa generazione. Dobbiamo raggiungere quante più persone possibili con il messaggio dell'Evangelo. Se crediamo che è l'unico messaggio che può salvare l'uomo, se crediamo che l'unica persona che può salvare l'uomo è Gesù Cristo, ci adopereremo affinché questo messaggio possa diventare qualcosa di glorioso, di efficace, di vero, di potente. Le persone hanno bisogno di speranza oggi. E noi dobbiamo proclamare, predicare, parlare dell'Iddio della speranza, perché noi abbiamo speranza. Quando noi pieghiamo le nostre ginocchia, quando noi sentiamo la presenza dello Spirito, quando noi sentiamo quella pace, quella gioia, quella felicità che ci dà lo Spirito, oh, sono momenti gloriosi, sono momenti di vita, e vorrei che tutte le persone potessero sperimentare quello che io sto sperimentando. Caro amico, cara amica, c'è una realtà vera, è la realtà di Dio, è la realtà della vita, della verità, è la realtà gloriosa di Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Non ci sono altri Salvatori se non Gesù Cristo il Signore. Egli è l'unico, egli ha l'esclusiva per la vita eterna dell'uomo. Egli è la via, la verità e la vita, egli è la resurrezione e la vita. Non vi è nessun mediatore tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù, il Signore, alleluia, l'agnello di Dio che è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati, per i nostri peccati, per darti un futuro e una speranza. Se solo tu questa sera lo accetti come Signore e Salvatore, anche nella tua camera, dove tu ti trovi, in una camera di albergo, accetta Gesù Cristo come Signore e Salvatore e tu vedrai che Lui ti salverà. Lui ti salverà, ti strapperà, ti darà, ti romperà quei legami che ti tengono oppresso nella schiavitù, quei pensieri di morte, quei pensieri di suicidio. Gesù Cristo questa sera ti salva, ti libera se tu stendi la tua mano verso di Lui, caro amico, cara amica, caro servo, caro amico pastore. Dio ti vuole fare risorgere nel ministero, ti vuole fare sperimentare nuovi livelli di grazia e di gloria, perché sono disponibili oggi. I tavoli sono imbanditi di frutti succulenti. Chi stenderà la mano? Chi stenderà la mano affinché la grazia e la pienezza di Dio possa nuovamente manifestarsi nella sua Chiesa oggi? Noi puntiamo il dito verso questa generazione. Questa generazione ha bisogno di Dio. I nostri figli hanno bisogno di Dio, i nostri vicini hanno bisogno di Dio. Oh, che il Signore veramente possa aprire i nostri occhi e farci vedere la realtà del servizio, farci sentire la pecora che è bella,
chi è nella sofferenza, chi è nella solitudine, chi è nella disperazione. E noi, che è la Chiesa, ha la chiave, la Chiesa ha la chiave per far sì che queste cose siano distrutte. La Chiesa ha la chiave per saccheggiare la morte, l'Hades. Noi abbiamo questa chiave gloriosa. Noi possiamo saccheggiare l'inferno, l'Hades, per popolare il cielo nel nome di Gesù Cristo, il Messia, colui che ha dato la sua vita per l'uomo, per l'umanità. Oh, che noi veramente come Chiesa possiamo unirci. Io sono a Enna, c'è una Chiesa capiente. Il mio sogno è che tanti pastori ci possiamo unire e pregare esclusivamente per questa Sicilia, per questa Italia, dare delle giornate di preghiera e digiuno per la nostra nazione, che le chiese, che tutti i pastori possiamo confluire qui a Enna, nella chiesa che il Signore mi ha dato la grazia di curare, nella sua chiesa, perché le chiese non sono le nostre chiese, è la chiesa di Gesù Cristo. Noi siamo solamente degli amministratori delegati e dobbiamo renderne conto al Maestro, al vero padrone che è il Signore. Il mio sogno è di vedere un grande movimento di preghiera. Invito tutti i pastori a poterci conoscere, riunirci e pregare, esclusivamente pregare, digiunare per i bisogni della Sicilia, per i bisogni dell'Italia, affinché un potente movimento dello Spirito Santo possa sorgere, e Dio lo farà se vedrà un popolo che è disposto a pagare il prezzo. I violenti si impadroniscono del regno dei cieli, i violenti, e noi vogliamo fare violenza spirituale, Signore, una santa violenza, come fece Giosafat. È vero, dobbiamo essere onesti, ci sono tanti impedimenti, ma la carità dice non sospetta il male. La carità non sospetta il male. Incominciamo a volerci bene, cari servi, cari conservi, preghiamo per il bene di questa nazione. Signore, ci possa benedire questa sera e possa toccare i nostri cuori. Vi voglio bene, vi rispetto perché spendete la vostra vita per la causa del sommo maestro che è Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen.